Amici del Fantacalcio, ben ritrovati, una nuova giornata, non ci si ferma mai in questa settimana, un ritmo impressionante per i fantallenatori e si torna con i nostri consigli, partiamo dai difensori centrali, non soltanto, anche terzini, quelli che possono portarvi magari qualche bonus. Prendo un centrale, prendo De Vrij, perché nell'infrasettimanale, visto che arriviamo da una settimana ricchissima di impegni, lui nell'infrasettimanale si è parzialmente riposato perché ha giocato una ventina di minuti, poi è stato sostituito, era previsto un turno di riposo, alla fine l'ho ottenuto per quella che è stata la partita tra Fiorentina e Lazio, quindi è in perfetta forma per giocare e per essere schierato alla prossima giornata. Non riposa quasi mai ormai invece il Masiello dell'Atalanta, perché è diventato un difensore fondamentale per la squadra di Gasperini, che ha la partita determinante della sua stagione contro il Torino in zona Europa. Masiello ha la personalità giusta per affrontarla a livelli importanti, chissà se è un bonus, ma sicuramente a livello di voto Masiello può essere una scelta particolare ma azzeccata per questa giornata. Si può mettere anche Miranda, perché nelle ultime partite ha fatto anche meglio di Skriniar come voti, ha preso alcuni 6,5 che al fantacalcio per un difensore sono voti importanti, anche contro il Chievo si può confermare questa fiducia a Miranda. Poi l'ipotesi turnover c'è per tanti giocatori, si è parlato molto anche della Roma che cambierà in questa giornata, riposerà Kolarov, ma invece Fazio dovrebbe essere regolarmente in campo, quindi il comandante si può mettere, sempre una garanzia, soprattutto negli ultimi mesi, a livello di voto, di condizione, anche psicologica, non soltanto fisica, da mettere contro questa spalla, perché può fare molto bene, chissà, andare a staccare, che è una delle sue passioni. Tra dubbi e ballottaggi c'è anche Calabria, che all'ultima non ha giocato, dovrebbe però tornare e si può mettere contro il Benevento. Il Milan in casa deve fare il risultato, anche perché le squadre dietro corrono, quindi contro il Benevento Calabria si può schierare ed è uno dei giocatori che trovate ovviamente anche sul Fantamanager, potete mettere la vostra rosa lì e l'algoritmo vi dirà la formazione migliore per questa giornata al Fantacalcio. Tutti i consigli, non perdete, ciao!